Nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In apertura ai titoli degli argomenti che approfondiremo all'interno di questa puntata. Approvato il bilancio di esercizio 2022 di Fondazione Sistema Toscana. Via libera dell'Aula al bilancio d'esercizio 2022 dell'Agenzia Regionale di Sanità. Confermare le risorse per le case di comunità, approvata mozione. Semaforo verde dal Consiglio regionale per il bilancio d'esercizio 2022 di Fondazione Sistema Toscana, approvata a maggioranza la proposta di deliberazione con il voto favorevole del Partito Democratico e Italia Viva e quello contrario di Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. A presentare l'atto in aula la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi. Abbiamo approvato oggi il bilancio di esercizio 2022. È un bilancio che non ha rilievi particolari dai revisori, ha avuto alcune raccomandazioni, ma dagli uffici del settore programmazione sono osservazioni e raccomandazioni in parte di maniera che invitano a rispettare il parametro dell'assunzione di nuove risorse del personale, ma quest'anno la Fondazione forse per la prima volta addirittura non ha sforato il limite di autorizzazione che la Giunta gli aveva concesso con riguardo alle risorse umane e non lo ha fatto benché il valore della produzione sia aumentato del 2%, quindi un aumento contenuto dei costi inferiore al valore della produzione, tant'è vero che il bilancio è inutile. Quindi abbiamo approvato a maggioranza, le opposizioni rilevano al solito una sovrapposizione con i compiti di Sviluppo Toscana, ma è bene ricordare che è solo una parte delle cose che Fondazione Sistema Toscana fa ad andare in, più che in sovrapposizione, in convergenza, in sinergia con l'operato di Sviluppo Toscana. In realtà Fondazione Sistema Toscana ha un'operatività ad amplissimo raggio su tutti i settori della cultura, della diffusione, soprattutto la Film Commission, tutto il lavoro sul digitale con l'Internet Fest e solo in parte appunto di promozione di valorizzazione dell'identità toscana, competenza che va incontro alle competenze di promozione del marchio Toscana più tipiche di Sviluppo Toscana. La consigliera della Lega Luciana Bartolini spiega il voto contrario del partito. Fondazione Sistema Toscana è una società in house della regione che tra le sue finalità ha quella di promuovere la digitalizzazione e l'offerta turistico-culturale della Toscana. Oltre a questo fa anche altre cose, tra cui l'audiovisivo, promuovere l'audiovisivo, i film. Diciamo che promuove il marchio Toscana. Il revisore unico non ha trovato grandi problematiche nel bilancio, però ha fatto delle raccomandazioni più che altro per quanto riguarda la questione del costo del personale. Noi della Lega abbiamo sempre sostenuto che il marchio Toscana, oltre ad essere promosso da Fondazione Sistema Toscana, è anche una caratteristica di Sviluppo Toscana. Quindi secondo noi uno dei due è di troppo, perché tutti e due che vanno avanti con i soldi pubblici e bisognerebbe trovare un modo di, non lo so in che modo, comunque rifletterci sopra per vedere di spendere meno e lavorare meglio. Per questo il nostro voto è stato contrario. Contrario anche il Movimento 5 Stelle. Dal punto di vista tecnico e del bilancio naturalmente è tutto in regola nei confronti di quella che è l'attività e le spese e finanziamento di questo soggetto pubblico che da anni lavora per lo sviluppo, la promozione del turismo, ma di cui ancora oggi non ci vengono dati con esattezza quelli che sono i parametri, gli indicatori che ci dicono se veramente i soldi investiti all'interno di questo contenitore importante della regione sono soldi che raggiungono l'obiettivo. La domanda famosa: se non ci fosse questo ente della regione toscana, il turismo in Toscana sarebbe il medesimo, sì o no? Si svilupperebbe nel medesimo modo o no? Non ci sono indicatori che ci permettano di rispondere a questa domanda e ci dispiace perché l'impegno degli operatori, di tutti coloro che lavorano, è grande. Il turismo è un metacomparto profondamente intriso di
peculiarità che sono della regione toscana ed è importante che il turismo sia portato avanti bene nel rispetto del territorio. Questo ente può aiutarci a farlo, ma noi non abbiamo neanche i misuratori per capire se possiamo aiutarlo a fare di meglio o meno, e questo è l'unico motivo fondamentalmente del voto contrario al bilancio. Via libera al bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia Regionale di Sanità da parte del Consiglio Regionale della Toscana. La proposta di delibera è stata approvata a maggioranza con il voto favorevole del Partito Democratico e d'Italia Viva. Contrari Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Il bilancio ammonta a 2.736.000 euro. Bilancio di ARS, come tutti gli anni, abbiamo approvato il bilancio di ARS 2022, quindi quello consuntivo. È un bilancio che è in linea con quelli che sono gli impegni anche di contenimento della spesa. Come sappiamo, il finanziamento di ARS ormai da tanti anni è lo stesso e dall'anno scorso è stato anche un po' contratto. Questo ARS è stato capace di farlo senza ridurre l'attività di ricerca che è stata alta anche durante quest'anno, e quindi insomma un risultato comunque importante. Il bilancio presenta un avanzo d'amministrazione che, come prevede le leggi, noi abbiamo la possibilità o di rimandarlo nel bilancio, e quindi nel bilancio generale della regione, o di mantenerlo ad ARS vincolandolo ad un lavoro specifico, e abbiamo chiesto appunto che ARS faccia un lavoro sull'andamento della spesa privata da parte dei toscani in sanità non convenzionata, anche perché c'era uno studio ante-Covid, e quindi questo poi ci può permettere di fare un benchmark dell'evoluzione da prima del Covid ad ora su quello che spendono i toscani in sanità privata, e sappiamo essere un elemento di criticità insomma di tutto il paese e quindi anche della Toscana. L'ARS sta dimostrando di essere una società in equilibrio, all'ARS va chiesto sempre qualcosa di più. Lo stato della salute toscana non è in salute, questo è un dato di fatto oggettivo, serve migliorare la risposta dei servizi sanitari della Toscana. Su questo noi stiamo lavorando per incidere, penso sulla possibilità di utilizzare anche del personale che ha dei titoli riconosciuti a livello europeo ma che possa lavorare, perché oggi a livello di sanità convenzionata o privata c'è difficoltà a trovare il personale, c'è una difficoltà del sistema pubblico a dare risposte puntuali in tempi certi, e quindi bisogna migliorare, c'è una difficoltà economica a far quadrare i conti, le questioni sono aperte, quindi credo che l'ARS possa essere di supporto al decisore politico per assumere delle scelte di responsabilità che credo nelle prossime settimane vadano assunte. Il bilancio di ARS è un bilancio ineccepibile, anzi forse troppo, perché avanzano 70.000 euro, quindi noi ovviamente quando c'è una società che funziona dovrebbe consumarli tutti e probabilmente chiederne dei nuovi. Invece il bilancio da 4 milioni è passato a 3 milioni e 500, 3 milioni e 600, quindi è evidente che non viene utilizzata nella potenzialità delle sue competenze. Credo che debba essere rivista un pochino la funzione di ARS, e questo compete al Consiglio regionale. Come ho detto in aula, se nel 2025 vinceremo noi forse cambierà anche questo. Sul bilancio dell'ARS il parere è un parere negativo, ma è un parere negativo perché noi dobbiamo interrogarci su quello che dovrà essere il futuro dell'Agenzia Regionale di Sanità. Oggi noi sappiamo troppo poco di quello che viene fatto, le agenzie regionali svolgono un'attività preziosa di supporto anche per le attività della Giunta e anche indirettamente del Consiglio. Oggi però sul fronte sanitario dobbiamo pretendere di più. Noi siamo in una fase in cui molto spesso si legano le risorse al sistema sanitario a richieste che non hanno però come adeguato presupposto la programmazione, cioè un'analisi preliminare di quelli che sono gli effettivi bisogni del sistema sanitario regionale, che molto spesso appunto si rischiano di ridursi a semplici richieste allungare più soldi e più risorse da parte del governo nazionale, senza però legare, ripeto, a programmazione ed efficienza. Questo è un ragionamento che anche qui può sembrare quasi scontato. In realtà noi non abbiamo un sistema che oggi garantisca un monitoraggio attento sull'impiego delle risorse, e l'Agenzia Regionale di Sanità non può ridursi a svolgere il proprio ruolo di semplice monitoraggio, di semplice raccordo,
quando invece potremmo sperare e auspicare di avere dei soggetti delle agenzie regionali che svolgano un ruolo molto più attivo, ripeto, proprio in termini di programmazione. Quindi, come dire, il tema delle risorse è un tema che c'è nel sistema sanitario. Il tema invece che viene molto spesso sorvolato, su cui spesso non si dibatte, è quello della programmazione. Attivarsi presso il governo avanzando la questione preliminarmente nella conferenza delle regioni affinché sia data quanto prima conferma delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel PNRR relativi alle case di comunità e più in generale allo sviluppo dell'assistenza territoriale. È quanto chiede la mozione del Partito Democratico, primo firmatario Enrico Sostegni, votata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale. L'atto ha ricevuto il voto favorevole del PD, d'Italia Viva e del Movimento 5 Stelle, mentre ha ottenuto quello contrario di Lega e Fratelli d'Italia. Abbiamo presentato questa mozione che il Consiglio ha approvato a maggioranza perché vogliamo che venga fuori quale sia davvero la posizione del governo sul tema della sanità territoriale. Il governo precedente aveva un modello chiaro, che è quello del DM77, che la Toscana ha poi declinato con una delibera di giunta e che di fatto riprendeva il modello toscano delle case della salute, quindi con case di comunità, hub, spoc, ospedali di comunità, COT, cioè tutta un'organizzazione territoriale molto precisa. Ora di questo se ne parla molto meno a livello nazionale, il sottosegretario parla di modelli in cui non ci sarebbero le case di comunità ma le farmacie, come se le farmacie potessero sostituire il ruolo di organizzazione di tutta la sanità territoriale, tra l'altro in Toscana dove le farmacie da 20 anni svolgono tutta una serie di funzioni ulteriori di CUP, di alcuni elementi di diagnostica e ovviamente sono una parte centrale, ma sono una parte che è insieme alle case della salute, ora case di comunità. Quindi vogliamo sapere qual è il modello che il governo. Da quello che risulta dal dibattito in Consiglio, pare che poi alla fine il modello del governo sia non occuparsi del territorio, non finanziare il territorio, non occuparsi del territorio, e noi sappiamo, dal Covid ce l'ha fatto vedere bene, che se non si organizza la sanità territoriale poi va in crisi anche la sanità ospedaliera. Quindi è una scelta nuovamente di danno, sarebbe, usiamo il condizionale, una scelta a danno di tutto il sistema sanitario regionale e nazionale. Per il consigliere Diego Petrucci di Fratelli d'Italia il progetto del governo precedente sulle case di comunità era sbagliato in partenza. Le case di comunità, per come erano state pensate dal governo precedente, erano sbagliate in partenza, soprattutto per quanto riguarda le aree interne. Il piano del governo Draghi-Speranza prevedeva una casa di comunità ogni 15.000 abitanti, il che significa in aree montane, nella Garfagnana, sul Lamiato, sulla montagna pistoiese, fare una casa di comunità ogni chilometri quadrati. Tenete presente che il comune di Abetone Cutigliano, per fare un esempio, sono 88 chilometri quadrati in meno di 2.000 abitanti, quindi pensare a una casa di comunità ogni 15.000 abitanti sulle aree interne non significa dare risposte ai cittadini. Questo governo sta riformulando quel piano, prevede di utilizzare il concetto di farmacie sociali come succede in tutta Europa, dove l'embrione primo che garantisce una prestazione sanitaria è appunto la farmacia, che è la ramificazione più profonda che c'è sul nostro territorio regionale delle strutture sanitarie. Intorno a quella farmacia, come già tra l'altro succede, costruire gli ambulatori, far fare alla farmacia servizi come il CUP, nel periodo del Covid si facevano le vaccinazioni in farmacia, i tamponi in farmacia, le analisi di un certo anche livello si possono fare nelle farmacie, così come si possono richiamare servizi specialistici, medici specialistici e via dicendo. Quindi noi pensiamo che vada riformulato il progetto dei governi precedenti, pensiamo che il governo Meloni si stia muovendo nella direzione giusta. Il rischio, se si vuole essere responsabili e non demagogici in questo ambito, che le case di comunità siano delle strutture vuote, delle cattedrali nel deserto, senza medici, senza infermieri e senza nemmeno la possibilità di accendere la luce o di pagare le bollette del gas. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione, vi ricordo che Cronache Commenti torna la prossima settimana.